Danilo Petrucci riparte con un settimo posto in Argentina dopo lo stop forzato del Qatar. La moto, rispetto allo scorso Gran Premio, non è stata modificata, ma in questo weekend è il Ternano ad aver cambiato marcia, facendo rivedere a sprazzi quel talento e grinta che gli hanno permesso di conquistare la Ducati ufficiale. Nella prima sessione di prove libere, Danilo ha chiuso in seconda posizione, alle spalle dell'imprendibile Maverick Viñales, poi vincitore della gara davanti a Valentino Rossi. Grazie a quel risultato e alla pioggia, che in un modo o nell'altro si intreccia sempre col suo destino, Petrux ha avuto accesso diretto alla Q2, l'ultima sessione di qualifiche in cui i migliori 12 si giocano la pole position. Anche lì un altro gran piazzamento, quarto con la pista umida che andava asciugandosi. Risultato non sfruttato però al meglio in partenza, con una leggera impennata che ha fatto perdere posizioni al Ternano, recuperate poi con sorpassi decisi e un pizzico di fortuna. Nella fattispecie la caduta di Marc Márquez, che guidava saldamente la corsa. Da lì una lotta continua per difendere la quarta piazza. Prima con Pedrosa, bagarre serrata per 10 giri con ripetuti scambi di posizione prima della caduta dello spagnolo, poi con Zarco e Bautista. Uno spettacolo questo che ha fatto però deteriorare le gomme di Danilo, costretto a soffrire nelle ultime tornate, quando ha subito anche il sorpasso del tedesco Folger, fino a quel momento lontano dalle posizioni che contano. La scelta della gomma dura, dichiarerà poi Petrux, non ha pagato come da previsioni. Rimane comunque la soddisfazione di essere stato vero protagonista del Gran Premio, a differenza degli altri due ducatisti ufficiali. Jorge Lorenzo, partito sedicesimo, è caduto alla prima curva. Dovizioso è stato vittima incolpevole della scivolata maldestra di Aleix Espargaró, che lo ha travolto proprio mentre si trovava alle spalle di Petrucci.